attività di volo, piano, Federico Piano, il quale aveva importato, diciamo così, in Sardegna questa attività ed ha poi proseguito anche dopo che l'attività dei velivoli ultraleggeri è stata definita per Ancora legge sì. finalmente un fatto reale e consolidato in Italia, così come in tutto il resto del mondo. Quello che vediamo qui è uno del velivolo più diffuso della scuola ed è il Baruder francese che è dotato di un motore Rotax costruito in Austria. Come abbiamo visto, i 30, poco più 40 cavalli di potenza sono riusciti a sollevare il velivolo con una persona a bordo nel giro di 20-30 metri, con un ratio di salita iniziale anche abbastanza rilevante. La velocità massima di questi velivoli, che sono per lo più costruiti in tubi di alluminio ricoperti di tela, con qualche parte in vetroresina nella fusoliera, spesso che non, nemmeno dotata di un plexiglass per riparare il pilota, la velocità massima, dicevo, è di circa 100 km all'ora e quella di atterraggio si aggira sui 40 km all'ora. In Sardegna, dove i venti sono spesso molto forti, capita a volte che i velivoli non riescono nemmeno a raggiungere rispetto al terreno, ma Velocità di dopo il spostamento. decollo si ritrovano indietro rispetto alla posizione di partenza. Abbiamo visto un tentativo d'atterraggio non molto ben riuscito, tanto che il pilota, arrivato in fondo alla pista, è stato costretto a riprendere quota per riportarsi nuovamente all'atterraggio con una velocità leggermente minore. Questi velivoli hanno una notevole capacità di planata e se uno non prende bene le misure può facilmente arrivare lungo all'atterraggio. Vediamo che questo tentativo sembra andare meglio e in effetti ecco il velivolo che tocca, anche se è arrivato ai limiti della pista. E anche in questo caso, vista la situazione, il pilota decide di riprendere quota. Il regolamento relativo al volo sugli ultraleggeri ha avuto diverse vicissitudini, tanto che per un paio di anni è esistita una legge senza un regolamento applicativo, per cui in pratica tutta l'attività è rimasta più o meno paralizzata. Ora il regolamento applicativo è stato stabilito e è stato stabilito che per poter volare su questi attrezzi bisogna avere un brevetto, bisogna aver effettuato una scuola, mentre in precedenza in pratica era tutto piuttosto nebuloso e in pratica era possibile comprarsi uno di questi mini aerei, salirci sopra senza avere alcuna istruzione e in effetti qualche incidente a causa di questa eccessiva liberalità c'è stato. Di fatto non è molto difficile portare questi aeroplani, ma insomma è bene comunque avere delle cognizioni di meteorologia, di aerodinamica, anche in campo motoristico, visto che il motore è essenziale per poterli trainare in volo.
ripresa effettuata direttamente da bordo del velivolo. Non ci sono grossi problemi per effettuare riprese da questi aeroplanetti, visto che il pilota è praticamente tutto all'aperto. La strumentazione, come vediamo, è semplicissima, le pedaliere sono minime, così come la cloche, che è un tubo piazzato fra le gambe del pilota. Ovviamente la sensibilità ai comandi non ha alcun paragone con quella di velivoli da caccia, ma neanche con il molto semplice Machi 326, che è il velivolo più semplice scuola esistente nell'aeronautica militare. Ma comunque il velivolo si porta bene sui tre assi ed insomma, risponde abbastanza bene ai comandi. Nel complesso dà la sensazione di un vero aeroplano. Come si può vedere, la fusoliera è veramente costituita da un traliccio di tubi, anche piuttosto sottili, e la vera robustezza di tutta l'interaiatura è dovuta ai cavi di acciaio, ai vari tiranti d'acciaio, che devono ovviamente essere controllati, perché la rottura anche di uno solo di questi potrebbe comportare il collasso di tutta la struttura. E in effetti qualche incidente è stato dovuto proprio a questa scarsa cura nel controllare l'efficienza dei vari. Quella che vediamo è la pista in terra battuta con l'hangar sulla sinistra e altri edifici sulla destra. Non è certo un posto ideale per volare, ma viste le velocità di questi mezzi, tutto considerato, grossi rischi non se ne corrono. Ed eccoci a terra dopo questo breve volo sopra questo mini aeroplano, il cui costo totale non supera i 20 milioni. Ecco un primo piano del motore, che è un derivato da motori di motociclette bicilindrico due tempi. L'elegante ultraleggero che vediamo ora in volo è italiana, è un monoposto con motore anche italiano, è un raffreddato ad aria rispetto all'altro, è più leggero e vediamo che il velivolo ha due sole a due ruote, carrello biciclo, il che comporta qualche piccola difficoltà di gestione perché ovviamente non avendo il ruotino anteriore bisogna correggere in fase di decollo e di atterraggio i momenti imbardanti meglio che con il velivolo a tre con carrello triciclo. Però vediamo, la sagoma è veramente elegante, molto filante, è un aeroplanetto di tutto rispetto. Eccolo a terra. Vedete che il pilota è costretto a guidarlo con maggiore anche quelli che vedete sono piaciuti loro.
caldo.